Fermati, alza le mani! Fammi vedere le mani! A terra! Fammi vedere le mani! Bene! Non è raggiungibile. Aveva detto che veniva oggi. Basta! Basta! Chi te l'ha fatti? L'ho disegnato io. Tu ce l'hai? Poi è mio padre. Tatuaggio col nome mio si è fatto. Mi manca ancora un anno. Però se chiedo l'affidamento in prova a casa con te, posso uscire da qua. Non è il momento. Io non me la sento, devi amare un impegno del genere adesso. Ci hai pensato. Ma tu perché sei qua dentro? Rapina. Tu? Pure io per rapina. Piacere comunque, eh? Josh. Daphne. Tu ce l'hai qualcuno fuori? No. Se fai domanda ti possono dare 2 giorni di permesso. Veramente? Sei contento o no? Dai, lo posso leggere almeno? Non lo puoi leggere. No. Cosa ha dato la detenuta? Guardi, è un pupazzetto, non è una bomba. So, guardi. Tra un anno ci vediamo fuori, liberi. Dov'è che vuoi andare? A Ibiza, perché c'è il sole, il mare, le feste. E allora ci andiamo insieme ad Ibiza, ti va? Magari. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui se volete vedere altri video. Ciao a tutti!